Cerca la verità, deve essere pronto ad affrontare la realtà senza veli. Questo è quanto a volte eh, ci chiediamo e spesso rivolgiamo questa frase nei confronti di coloro che eh, sono effettivamente a volte i detrattori di Padre Pio, perché mh, con questo programma noi cerchiamo di mettere in risalto eh, la verità delle cose. Mh, Recentemente leggendo un libro sull'argomento che stiamo andando a prendere in considerazione, ci accorgiamo che tante sono le inesattezze. Allora noi con calma e con um, determinazione andiamo a raccontare quanto accaduto, dando un vero e proprio contributo anche alla stessa biografia di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, la vera storia di Padre Pio è ferma al 1900. A questo anno significativo ed importante di Fra Pio, perché Fra Pio, ovvero Padre Pio e un giovane frate cappuccino studente. Eh, il 1909 lo abbiamo già anticipato, è stato un anno difficile, tormentato, movimentato eh, per questo giovane frate cappuccino eh, e noi vogliamo mh, parlare di più di questo anno proprio per poi capire quanto accade nella vita di padre Pio negli anni eh, successivi, perché a volte si sorvola, eh, gli storici, anche eh, i biografi hanno sorvolato su questo anno della vita di Padre Pio. Lui ha 22 anni, ecco questo è un anno importante perché è l'anno del diaconato. Lo abbiamo raccontato nella scorsa puntata, l'ordinazione diaconale di questo giovane frate minore cappuccino da solo a Morcone nel convento dei santi Filippo e Giacomo. E quindi ecco, oggi ripartiamo da lì, ma facciamo subito una piccola premessa: abbiamo una cartina con dei numeri, la cartina dei santi angeli, ecco, della, della provincia religiosa dei santi angeli che spesso in questi, in questi giorni ci sta a. Accompagnando ecco, questi vari spostamenti del giovane frate. Gli storici eh, si contentano di affermare che Frappio Forgione da Pietrelcina faceva quest, da spola no? eh, tra, il convento, tra i vari conventi della provincia religiosa in questo anno e eh, la, sua città, eh, la sua città natale, la sua terra natale, eh, Pietrelcina. Senza però. Eh, preoccuparsi di andarlo a seguire in questo lungo peregrinare, come stiamo facendo noi in queste, in queste giornate quindi stiamo colmando una vera e propria lacuna esistente nella biografia di Padre Pio e diamo così un vero e proprio contributo. Lui all'inizio di gennaio è a Montefusco come ben sappiamo, a Montefusco da gennaio a maggio, torna a Pietrelcina, vi resterà da maggio fino a luglio perché a luglio si sposterà a Morcone circa due settimane perché è stato Ordinato diacono, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata. Quindi torna di nuovo a Pietrelcina per stare a casa perché sta male questo ragazzo, non sta bene. Ehm, quindi poi di nuovo rientra in convento per continuare gli studi con, con i suoi confratelli. Da qui c'è l'intento del ministro provinciale padre Benedetto di non rimandarlo di nuovo a casa. Lo vuole portare in convento. Sa che questo ragazzo non sta bene, ha bisogno di aria nativa, sa che questo giovane frate, eh, più che altro diversi medici, lo vedremo, gli consigliano mh, questa aria finissima addirittura, si parla di aria finissima di campo basso e quindi lui a campo basso vi resterà per circa 30 giorni, perché il 4 novembre c'è una lettera che ce lo racconta, lui è a Morcone, forse questa tappa a Morcone è una tappa di passaggio casuale, eh, si trova eh, ecco, mh, proprio per riprendere il cammino verso Gesualdo, per di nuovo incontrare tutti i suoi compagni di studio, per continuare gli studi, perché poi l'altra tappa dopo Montefusco è proprio quella di Gesualdo. Ma eh, e vi rimarrà per circa 50 giorni, ma in realtà sono 30 giorni. E... Dopo Gesualdo, ecco, ehm, questo giovane ragazzo per questa strana malattia non riesce più a reggere e eh, quindi eh, anche lo stesso ministro provinciale il 2 gennaio del 1910 conferma la possibilità a questo giovane frate di restare a casa e, e quindi eh, a questo punto curarsi. Allora siamo quindi arrivati nel 1909 a Campobasso questo spostamento che noi abbiamo indicato come il numero 6, questa volontà del ministro provinciale di eh, volere a tutti i costi questo ragazzo, questo giovane frate in convento. E allora noi siamo a Campobasso e siamo in collegamento con padre Antonio Salvatore. Eccolo qui padre Antonio, grazie per la tua disponibilità, vediamo quella piccola... Um, collina dove uh, vi è il convento uh, dei Monti uh, ovvero così chiamato è Santa Maria del Monte dove il giovane frate Pietro il cinese vi ha soggiornato perché in realtà ehm, questo convento, il convento del, di, del Sacro Cuore, eh, Frappio non lo ha mai conosciuto, neanche lo stesso Padre Pio lo ha mai conosciuto perché sarà costruito intorno agli anni, ricostruito intorno agli anni 30, nel 1931 la Chiesa sarà consacrata, ma Frappio e lo stesso Padre Pio non lo ha mai visto almeno non è stato mai a Campobasso al Sacro Cuore, mentre lui ha conosciuto il, eh, diciamo, il santuario di Santa Maria del Monte in varie occasioni. Ma noi prima di lasciare la parola a uh, Padre eh, Antonio Salvatore eh, vogliamo partire da un contributo d'archivio che ci racconta quello che è accaduto eh, in questo santuario, nel Santa Maria del Monte. In questo santuario Padre Pio è stato nel 1909 e fu mandato perché non si sentiva bene, aveva dei disturbi intestinali e i medici non sapevano come poterlo curare. Provinciale andò anche lui a consultare il medico e il medico gli disse Padre Pio ha bisogno di aria montanina e fu mandato qui, in questo santuario dedicato alla Madonna. E qui, guarda caso, la prima sera che stette in questo santuario dove ha dormito pure, passarono tutti i disturbi fisici, tutti i disturbi intestinali. Poi stette qualche mesetto qui in mezzo a noi e in ricordo abbiamo anche ristrutturata la sua stanza che è diventata una cappella frequentata da devoti di Padre Pio. E siamo negli anni Ottanta, come abbiamo visto in questo, in questo piccolo filmato, brevissimo filmato, dove questo giovanissimo padre Gerardo Saldutto, che all'epoca era guardiano eh, del convento, perché lì c'era una fraternità eh, ai monti di Campobasso, insieme a un giovanissimo padre Marcellino Iacenza Niro, ci sono anche altri frati, eh, bellissimi ricordi. Eh, abbiamo voluto cominciare da lì. Poi, eh, infatti, padre Gerardo dice che. Questo giovane frate poi si rimette immediatamente anche a Campobasso. E allora noi andiamo a Campobasso e con padre Antonio Salvatore. Pace bene, padre Antonio, grazie per la tua eh, disponibilità. Pace bene, benvenuto, eh, sono qui per esaudire i tuoi desideri. <ride> Noi intanto, uh, pare Antonio, vediamo questa collina proprio alle tue spalle dove c'è anche un nostro operatore, ecco qui vediamo grazie alla regia che subito è pronta a darci indicazioni. Qui lo vediamo un po' ristrutturato, eh, questo santuario che in realtà era diverso negli anni 1909, l'anno che prendiamo in considerazione, ma in realtà padre Frappio è stato anche nel 1905. Padre Antonio, la presenza di Frappio da Pietrelcina in questo convento è eh, legata a due anni importanti della sua vita. La presenza di Padre Pio a Cambobasso ha due date eh, diverse, ma la durata è stata breve in entrambe le, le date. Cioè a dire, la prima volta era ancora studente a Sant'Evia Pianissi e venne qui al convento o conventino del Montra, c'era solo la chiesa e poco più allora, ehm, per aiutare per le funzioni, quindi è stato pochi giorni. E si è un po', diciamo, alla meglio ha dovuto essere alloggiato perché il convento ancora non era eh, fatto, il conventino ancora non esisteva perché solo l'anno prima era stato affidato ai Cappuccini il santuario della Madonna del Monte e quindi era tutto ancora provvisorio. Poi la seconda venuta di frappico a Campobasso ha avuto luogo nel 1909. Lui era stato eh, a Montefusco, poi a casa sua per motivi di salute, e mentre stava così, eh, lo mandarono ai monti per ritemprarsi perché, come si sa bene, eh, Padre Pio, secondo l'opinione dei superiori dell'epoca, aveva bisogno di aria pura, aria nativa, possibilmente. Ecco perché la sua andata a Pietricina e quindi venne a Campobasso nell'ottobre del 1909, sempre alla, chiesa, alla chiesetta della Santa Maria del Monte, ma non è stato molto tempo perché già nel mese di novembre risulta eh, presente a Morcone e quindi insomma è stata una, un po', diciamo, una venuta provvisoria, soltanto così occasionale possiamo dire. Non, una venuta definitiva, non è stato assegnato ehm, a quella chiesa, a questa chiesa e né al compendino che allora esisteva già. Ecco una venuta occasionale padre Antonio di cui noi sappiamo pochissimo. Ehm... Pochi sono gli elementi che abbiamo a disposizione per ricostruire un po' la storia del giovane frate minore Cappuccino. E intanto noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo insieme per raccontarvi ancora della presenza di Frappio a Campobasso. E intanto noi torniamo sull'archivio perché si tratta di un'intervista che realizzai diversi anni fa a padre Rosario Borracino di Felice Memoria che eh, mi raccontò della presenza dei frati minori cappuccini nel Molise ma in particolar modo proprio a Campobasso. Ascoltiamo. La presenza dei cappuccini a Campobasso è, è di pesa? dalla presenza di un, di un nostro padre Girolamo da Sorbo che fu provinciale di questa provincia e poi dopo anche ministro generale, grande predicatore era stato invitato, invitato a Campobasso a predicare in un momento quando a Campobasso vi erano delle fazioni che si contrastavano. La fazione dei crociani e la fazione dei trinitari. Erano due confraternite religiose ma che certamente non rispettavano del tutto eh, la, le indicazioni di Gesù, le, 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 vie della carità, le vie della carità e quindi erano in continuo, in continuo disturbo vicendevole, tanto da arrivare anche alle volte a delle situazioni veramente ingresciose Il padre Girolamo da Sorbo nella sua pred predicazione quaresimale commosse tanto la gente e le due confraternite che fecero la pace e per ricordare questa pace vollero che praticamente i cappuccini che fino a quel momento non, erano, non, erano, non avevano una casa a Campobasso per i Cappuccini si costruisse il convento che poi ebbe il nome di Santa Maria della Pace, Regina, Regina della, Pace, della Pace. E il convento, per essere centrale, è stato sempre un punto di riferimento, fino alla soppressione. Dopo la soppressione, quando la provincia era praticamente senza, senza conventi, il Padre Pio da, da Benevento fece tutti gli sforzi per poter avere i Cappuccini a, a Campobasso. Ecco, dopo i tentativi falliti, comprò anche un terreno e quando gli fu proposta la possibilità di avere un, un punto di appoggio sul Campobasso, propriamente il Santuario dei Monti, lui l'ha accettato di, di pieno accordo con, eh, con eh, il vescovo. Poi dopo i cappuccini sono rimasti dal 1905 sui mondi fino al giorno d'oggi, ma il convento Santa Maria della Pace è stato costruito sulle fondamenta del, del vecchio convento alla fine degli anni venti del 1900 con la costruzione, la benedizione nel 1931. E si presentava così il convento dei frati minori cappuccini eh, di Campobasso, il cosiddetto convento della pace, così come ci ha ricordato lo stesso padre Rosario Borracino legato a questo episodio, ecco, ehm da qui poi è stato ricostruito il convento dei frati minori cappuccini di Campobasso e oggi sorge ehm, il convento del eh, Sacro Cuore. Ma vogliamo riascoltare lo stesso padre Rosario Borracino eh, che ci racconta effettivamente ehm, della presenza di questo giovane frate minore cappuccino ehm, in questa realtà tra il convento dei monti, ma forse qualcuno indica anche la presenza in questo, in questo convento che in realtà non era ancora stato restituito ai frati minori cappuccini perché era un, un ospizio, un luogo di mendicità. Tra Pio da Pietralcina e poi dopo Padre Pio da Pietralcina è passato per Cambobasso diverse volte. E la prima volta, suppongo sia passata il, il 25 gennaio del 1904, quando da Morcone si recava dopo la professione semplice fatta a Morcone il 22 del mese di gennaio, si recava a Sant'Elia per iniziare il suo corso di retorica, cioè di studi, di studi letterari. È stata la prima volta, ma non poteva minimamente conoscere il, il Conventino dei Monti, perché il Conventino dei Monti inizia la sua vita soltanto il 25 maggio del 1905. A partire dall'apertura del conventino dei Monti affidato a noi Cappuccini dal Vescovo Gianfelice quando era provinciale il Padre Pio da Benevento, a partire dalla data della presenza dei Cappuccini, Padre Pio è dovuto essere in questo convento non prima dell'arrivo dell dei Cappuccini. Quindi la, le, le possibili permanenze di Padre Pio vanno, a mio giudizio, dal 25 maggio del 1905 all'anno, al, no, al dicembre, 7 dicembre del 1911, quando Padre Pio Dovette eh, raggiungere Pietralcina dal convento di Venafro. Ma quanto padre Pio è stato sui mondi? Padre Pio è stato certamente sui mondi. Abbiamo una, una conferma dello stesso padre Pio, il quale pochi mesi prima della sua morte ebbe a dire al già provinciale padre Antonino da Sant'Elia a Pianesi che praticamente lui è stato sui monti, si suppone, si suppone la prima volta dopo il maggio del 1905 per motivi di aiuto alle funzioni religiose. Ora le, le prime funzioni religiose che i nostri primi padri hanno dovuto affrontare, sono state quelle di chiusura del mese di maggio. Quindi si suppone che verso la fine del mese di maggio del 1905 Padre Pio sia stato nel Conventino dei mondi. Quanti giorni sia rimasto non è dato a noi saperlo. Si suppone però dato che lui veniva da Sant'Elia, che certamente si è dovuto fermare qualche giorno anche per aiutare la sistemazione del convento. Questa naturalmente è l'affermazione confermata dal padre, dal padre Antonino, che l'ha riportato in un suo volume su I cappuccini e la Madonna dei Monti. Quindi lì abbiamo la testimonianza a voce del, del Padre Pio. Però Padre Pio è dovuto stare anche in un'altra circostanza. Con precisione non sappiamo, ma se si è fermato sui monti è perché gli si voleva dare la possibilità di respirare dell'aria pura. Chi è che aveva consigliato? questa permanenza di, 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 di Padre Pio sui mondi e il dottore Nardacchione eh, di, di Casacalenda, un grande esperto di medicina e anche un grande amico dei cappuccini. Come possiamo noi dedurre che Padre Pio per diciamo, la, il consiglio di Nardacchione si è fermato sui Monti, perché noi conserviamo attualmente una busta di mano di, di Padre Pio con indirizzo dei Monti, per cui si suppone che Padre Pio abbia voluto dire se, se hai da recapitarmi, recapitare a me della vostra, inviala a questo indirizzo, cioè praticamente... Convento dei, convento dei Monti in, in, in Campobasso. Si suppone che sia passato anche altre volte, così penso che si sia fermato anche in occasione del suo passaggio da Venafro a Campobasso. Per quale motivo? Perché il, convento di, il conventino di Campobasso è stato voluto dal padre provinciale Padre Pio da, da Benevento anche per questo scopo: cioè di dare ai frati di passaggio un punto preciso di riferimento. Ed è stato proprio. Padre Pio da Pietrelcina nel 1968 nell'aprile 1968 lo racconta padre Antonino di Iorio proprio in un testo dedicato a Santa Maria del Monte racconta il padre Pio da Pietrelcina da giovane neoprofesso in questo periodo, ecco quindi raccontava la festa del, di Santa Maria del Monte eh, è stato al monte alcuni giorni per aiuto nelle funzioni religiose lo ha ricordato lui stesso nell'aprile del 1968, cinque mesi Prima della sua morte, quindi fa riferimento a quello che accadeva eh, nel 1905. Ma eh, parlando invece del 1909, eh, come ci ha già raccontato padre eh, Antonio Salvatore, lo stesso padre Rosario Borracino, lui eh, nella metà del mese di ottobre del 1909 è eh, a. Campobasso e al santuario dei Monti. Infatti, qui eh, lo raggiungono eh, due, eh, due, diciamo, due missive: potremmo dire proprio così. La prima è una lettera di padre Agostino, la seconda, invece, è una cartolina. Di, eh, del medico Don Francesco Nardacchione di cui ci ha già parlato ehm, padre Rosario Borracino nel contributo che abbiamo ascoltato. Eccolo qui Don Francesco Nardacchione. Ma ritorniamo sulla lettera, sulla lettera del 14 ottobre del 1909 che ha scritto ehm, Padre Agostino. Eh, Procurate costà eh, di restarvi meno scontento che sia possibile, perché certo non vi potrà mancare nulla. Se andrete all'ospedale, quindi si riferisce all'ospedale di Campobasso, troverete le nostre ottime monachine che vi faranno da madri. Vi prego di smettere con loro ogni timorosa resistenza, perché so io che vi vorranno bene, ma proprio bene. Se mai poi costà, non vi troverete bene, scrivete o fate scrivere nel padre provinciale, troverete sempre accoglienza e nel vostro antico lettore sempre un padre per quel che posso, eccomi a voi. Vi ho voluto bene, ve ne voglio e ve ne vorrò e sarò sempre lieto di potervi nelle occasioni mostrarvi il mio sincero affetto. Queste erano le parole di Padre Agostino nei confronti di, di questo suo studente che eh, ecco, comincia a capire che non sta bene, sta, è malato e ha bisogno di aria nativa o ha bisogno di aria fine come quella di Campobasso, ce lo dice proprio il dottor Nardacchione. Ecco, vediamo la cartolina che eh, il dottor Nardacchione scrive eh, a uh, Frappio da Pietrelcina ed è proprio eh, il giovane frate che gli scrive, eh, ecco se dovete inviarmi eh, qualcosa la potete direttamente inviare al santuario Maria del Monte dove mi trovo tuttora, siamo nell'ottobre del 1909, infatti da Casacalenda arriva questa cartolina. Che padre Rosario Borraccino ha ritrovato all'interno dell'archivio dei eh, cappuccini di Foggia. Mio carissimo frappio, la mia diagnosi fu mandata con la mia lettera al padre provinciale. Del resto ve la ripeto, bronco alveolite all'apice sinistro. Occorrono 60 iniezioni di siero iodato, guaiacolato, siero iodato, zambelletto in fiale. Di questo 20 eh, di primo grado e 20 di secondo grado e 20 di terzo grado. Moto all'aria libera, dimora per qualche mese al convento di Vico del Gargano, dove l'aria è balsamica per le pinete ivi esistenti affettuosi, fraterni abbracci a voi e ecco testi eh, ottimi religiosi, affettuosissimo, devotissimo, Don Ciccio mh, Francesco Nardacchione, mh, tutti i frati lo conoscono come Don Ciccio Nardacchione, grande amico dei frati, fervente terziario, medico dei cappuccini di Sant'Egliapianisi, già aveva avuto modo di incontrare questo giovane frate nel 1907 e chissà, forse sarà stato proprio lui, dato che emerge Vico del Gargano, lui scrive Vico Garganico, um, quando indicò agli stessi frati di eh, ecco all'epoca eh, gli studentati erano divisi in due conventi tra quello di Sera Capriola e quello di Vico del Gargano, inizialmente eh, il giovane frate di Pietrelcina era stato indicato nel convento di Vico del Gargano, ma a Vico del Gargano non andrà mai perché ci fu un cambio prima dell'inizio degli studi. Padre Placido Bux, eh, un suo confratello, eh, passò al convento di Vico del Gargano. E Fra Pio da Pietrelcina passò al convento di Serra Capriola e cominciò gli studi. Poi questi due studentati si andarono a riunire in un unico studentato che era quello di Montefusco. Nell'archivio dei frati minori Cappuccini, nell'archivio Padre Pio, esiste anche un appunto medico scritto a matita su un foglietto che. Ehm, potrebbe riferirsi proprio a questo um, periodo. Infatti, come leggiamo, eh, questo appunto recita proprio così. Diagnosi, indebolimento respiratorio alla base del polmone destro, indebolimento ad intermittenza all'apice del polmone sinistro, tosse secca e stimolante, sudori notturni e febbre continua di poca entità. Trattasi probabilmente di bronco alveolite incipiente nel primo stadio. I medici Donofrio, Nardacchione e Ferrari. Quindi questi tre medici che avevano fatto questa diagnosi nei confronti di questo giovane frate minore Cappuccino. Diagnosi che aveva tra le mani il ministro, il ministro provinciale eh, padre Benedetto Nardella da San Marco Illamis. e quindi da qui cominciare eh, la terapia. E questa è come si presentava. Nel 1911 circa, siamo sì, 1911 perché nel 1911 c'è stata... La, una ristrutturazione di questo, eh, di questo santuario eh, diciamo che eh, in linea di massima è, è stato modificato ma questa era la sua eh, struttura così lo ha conosciuto ehm, frappio da pietrelcina quella era la salita che doveva fare come abbiamo già eh, ascoltato ma proprio per questo noi vogliamo tornare eh, da un, a un, un contributo d'archivio sempre di padre rosario borracino per Ascoltare da lui eh, anche la presenza, non solo in, questo, in questa realtà, ma anche nel piccolo conventino della pace, eh, da parte eh, di eh, padre eh, Rosario Borracino. L'ipotesi che padre Pio sia stato nel convento della Madonna della pace, della Regina della pace, l'antico convento dei Cappuccini che è stato costruito nel mille, nella seconda metà del Cinquecento e che poi è dovuto essere abbandonato in occasione della soppressione del 1866, non abbiamo elementi. Non è improbabile che, che Frappio o Padre Pio sia venuto se non altro per, per conoscere, per una sana e santa eh, curiosità, di conoscere l'antico convento della Madonna, della Regina della Pace. Qualcuno ha anche detto, ma non so, so, so sotto quale eh, diciamo, eh, conferma storica che quando è venuto la prima volta eh, Padre Pio o Fra Pio a, a Campobasso abbia fatto una fermata in convento per dormire, specie agli inizi quando non c'erano possibilità, possibilità eh, sui monti perché i frati erano arrivati da poco tempo e quindi non avevano possibilità o non si erano ancora completamente adattati, qualcuno ha portato innanzi l'idea che Padre Pio, fra Pio, abbia dormito in un locale, in un locale del, del, convento, del convento, il quale è stato restituito è ricostruito a noi alla, alla fine degli anni 20, del 1900, ed è stato ricostruito sulle fondamenta del, con, del convento antico e di quel convento è rimasto, sono rimaste soltanto le fondamenta perché tutto il convento è stato eh, ricostruito ex novo nello spazio di due o tre anni perché nel 1931 già fu portata qui nel convento lo studio di filosofia e teologia perché era stato ricostruito il convento con questo scopo che diventasse università teologica. E torniamo nuovamente insieme, andiamo direttamente a Campobasso, andiamo dal nostro padre Antonio Salvatore che eh, eccolo qui, eh, ci racconta eh, della presenza di Frappio da Pietrelcina eh, nel santuario del, di, di Santa Maria al Monte che stiamo vedendo, eh, ecco bella, ehm, questo bel piazzale, eh, tra l'altro di fronte al castello, Monforte, quindi ha avuto l'occasione anche di eh, avere questo, questo panorama ecco, respirare quest e respirare quest'aria fine Ecco, padre, padre Antonio, è importante per eh, i molisani per eh, coloro che abitano a Campobasso questo santuario e eh, soprattutto la Madonna di Santa Maria al Monte? La venuta di Padre Pio a Campobasso giustifica anche il fatto che eh, su al monte c'era questo piccolo santuario in onore della Madonna, con vari titoli lungo la storia, perché era protettrice di Campobasso, nel senso che Campobasso era molto devota della Madonna e si raccomandavano a lei per ogni necessità, in pericoli di guerra, in pericoli di pestilenza e diciamo, in altre circostanze dolorose. Hanno trovato diciamo, sollievo diverse volte quindi la devozione si è accresciuta a tal punto che anche oggi dopo ogni messa che si dice la domenica eh, recitiamo insieme al popolo la supplica alla Madonna in cui si chiede la protezione appellandosi anche alla storia passata la protezione da ogni male diciamo sia nel corpo sia nell'anima e naturalmente una protezione in tutto e per tutto per, gli abitanti di Campobasso, non si facendo al Molise nel suo insieme, però Campobasso eh, considera Madonna la Madonna protettrice della città. Ecco la Madonna. È proprio in questo luogo fra Pio e Stato. Ehm, anche perché, ecco, se con l'altro operatore andiamo direttamente nel santuario, eccolo qui, lo vediamo, lo stiamo vedendo proprio in questo istante. Quando si è portato al santuario del monte, affidato in quell'anno alla custodia dei cappuccini assieme agli altri studenti per aiutare alle sacre funzioni, vi si trattenne per alcuni giorni e quando poté dormire invece al monte, il suo angolo, come lo vediamo, ecco se entriamo nella eh, piccola eh, cappellina che è stata eh, creata proprio a destra entrando, il suo angolo era eh, quello della stessa chiesa, chiuso con un recinto di eh, tavole. E eh, raccontandovi anche la storia di, di Frappio, mi eh, piace anche qui eh, raccontare anche la storia dei suoi confratelli, in modo particolare eh, padre Venanzio da San Giovanni Rotondo, ecco come ci ricorda questa targa che stiamo vedendo di Campobasso, amante dell'operosità silenziosa, attirò su di sé la benevolenza di tutta Campobasso per il suo devoto servizio in questo santuario cittadino, del quale ha curato la sistemazione architettonica, logistica, eh, pensate, aveva 56 anni di età, 40 di vita religiosa e 30 di sacerdozio. E quindi anche per ricordare eh, l'eredità custodita dai confratelli di Padre Pio nell'anno un po' a ricostruire la storia e eh, anche la storia di questa realtà. E proprio per questo, noi vogliamo entrare in questa piccola eh, cappellina, questa stanzetta di fortuna che era a destra della chiesetta. Eh, il fatto di oggi lo vediamo, è ricordato da questa bellissima tela del pittore Amedeo Trevisonno, eseguita nel 1972, dove la Madonna è circondata da quattro angeli, due in ginocchio e due dietro la Vergine, nell'atto di andare ad indicare a Frappio, lo vediamo, ehm, con alla sua destra l'angelo custode, la visione di Cristo che porta la croce in profonda prospettiva, è chiaro. E da una finestrella, proprio alle spalle di Frappio, si intravede il castello come simbolo di una forza fisica di fronte ad una virtù morale ehm, espressa nell'atteggiamento del religioso eh, dalle braccia aperte, allargate, in piena disponibilità al volere divino. Una sedia, poi, tra l'altro, sempre alle sue spalle. Con una stola, un inginocchiatoio che sono i simboli del suo futuro apostolato di confessore. Ecco, potremmo dire proprio così. Al visitatore colpisce il modo particolare giovanile, la figura di Frappio. L'artista gli ha dato questo volto che, a parte la somiglianza, sembra voglia sprizzare profumo di rosa che negli anni successivi avrebbe fatto sentire ai suoi fortunati figli spirituali. Questo fascino, questo fascino di padre Pio che dà vita ad un vero e proprio, potremmo dire proprio così, un segreto, ecco, un segreto. Um, uno storico che ha voluto um, trattare questo, uh, questo argomento è Alberindo Grimani, che um, ecco, ha parlato di un vero e proprio enigma: enigma dietro questa, questa tela. Che si conserva nel Santuario del Monte di Campobasso. Ascoltiamo questo servizio di Simona Marmorino. Il segreto di padre Pio è nel santuario di Santa Maria del Monte. Lo confidò nel 1971 padre Pellegrino da Sante Liappianisi ad Amedeo Trivisonno e gli consegnò la chiave che l'artista nascose nel dipinto. Il 15 agosto 1905, giorno dell'Assunzione di Maria in Cielo, padre Pio accettò di essere l'Alter Christus. Padre Pellegrino, all'epoca guardiano del convento cappuccino di Santa Maria del Monte, disse al pittore: Amedeo, in questo santuario la Madonna è apparsa a padre Pio più volte. Devi fare un quadro per ricordare l'apparizione più importante: quella in cui padre Pio accettò di essere l'Alter Christus. Trevisonno, stupito dalle confidenze ricevute, cercò di sottrarsi in tutti i modi dall'incarico proposto, ma alla fine cedette alle insistenze di padre Pellegrino e nel settembre del 1971 si mise all'opera. Dopo vari studi, l'apparizione della Madonna del Monte a padre Pio fu completata nel maggio del 1972 e questo dipinto di Amedeo Trevisonno Eseguito a Firenze, dove l'artista risiedeva, è stato sempre trascurato e poche volte citato nelle biografie di padre Pio. Dopo anni di studi e ricerche sulla vita del frate, Alberindo Grimaldi è certo che al frate, tra il 1904 e il 1909, nel santuario mariano di Campobasso, siano apparsi più volte Gesù e Maria, così come il Trevisonno scriveva in un appunto ad un suo allievo, Leo Paglioni. E questo è il testo di eh, Alberindo Grimani, l'enigma di Campobasso, il segreto di Padre Pio, così come ce lo ha raccontato eh, Simona, eh, ecco, all'interno di questo particolare ehm, testo dove emerge, ecco, secondo questa ricostruzione che ha fatto eh, Alberindo Grimani, e ehm, anche attraverso questi piccoli eh, testi, ehm, questi appunti di Trevisonno, che ci raccontano ecco, dell'apparizione della Madonna al giovane Fra Pio da Pietrelcina in questo santuario, Santuario Santa Maria del Monte ecco questo enigma, questo segreto di Padre Pio questa missione grandissima che la Madonna ha indicato a questo giovane frate minore Cappuccino intanto noi salutiamo anche Padre Antonio Salvatore grazie Padre Antonio per la tua disponibilità un saluto a tutta la realtà, a tutta la Fraternità Cappuccina di Campobasso quindi eh, concludiamo eh, con un saluto che veramente vi porgo di cuore perché tutti quanti possiate ricevere la protezione della Madonna che è sempre nostra madre sotto qualsiasi titolo ma anche la protezione di San Pio che è devotissimo della Madonna e che naturalmente intercede per noi in ogni circostanza della nostra esistenza. Quindi raccomandiamoci a loro e saremo sicuri. Grazie, grazie, grazie Padre Antonio. E noi vogliamo eh, concludere con questa immagine eh, perché eh, eh, Frappio è rimasto a Campobasso per circa 30 giorni, ma già il 4 di novembre eh, lui eh, è a Morcone. Eh, a Morcone, non sappiamo eh, per una tappa temporanea o intermedia, perché doveva raggiungere Gesualdo, quindi, non è tornato a casa ed è eh, stato a Morcone, forse doveva fermarsi giusto qualche giorno, ma lì è stato male. 4 novembre infatti lui scrive una lettera ad un suo confratello. Ad uno di questi confratelli, perché non è specificato il nome di questo confratello, dove lui racconta che è stato benissimo in questa fraternità di eh, Campobasso. Allora noi la vogliamo ricordare, la fraternità di Campobasso, che era costituita da padre Egidio da Fragneto Labate, era il guardiano, padre Vincenzo da Pignatario Maggiore, eh, era il vicario, padre Clemente da Pietrelcina, padre Gaudenzio da Iesi, eh, poi c'erano i frati cercatori e cuciniere Bernardino da San Marco in Lamis e Salvatore da San Marco in Lamis. Ecco, ci piace così ricordare questa fraternità, questa bella fraternità di cui parla questo giovane frate Minore Cappuccino, ringraziandolo ehm, per le giornate che ha trascorso in questo santuario, il santuario Santa Maria del Monte. Bene, l'appuntamento con la vera storia. Di Padre Pio torna la prossima settimana andando in un altro convento, nel convento di Gesualdo, che va a chiudere questo anno tormentato, difficile, movimentato per questo giovane frate di Pietrelcina, Francesco Forgione.